Buonasera, grazie per essere venuti. Allora, dato che abbiamo solamente un'ora, passerei subito a introdurre l'ospite di questa sera. Ci sono sempre mille cose da dire, ma meno tempo per dirle, quindi parlerò un po' rapidamente. Allora, i primi 10 minuti vorrei dedicarli alla presentazione del traduttore Francesco Vitucci, altri 5 minuti alla presentazione della trama del romanzo e poi passeremo direttamente alle domande. Allora, Francesco Vitucci, immagino lo conosciate tutti. Il traduttore di Un lavoro perfetto di Tsumurakì Kuko, professore dal 2010 presso l'Università di Bologna e ha conseguito nel 2006 un dottorato di ricerca presso la prestigiosa Università giapponese di Hitotsubashi, ha lavorato come insegnante di professore di lingua e linguistica giapponese all'Università di Catania, Venezia, dove 6 anni fa è stato mio relatore di tesi e professore di lingua e linguistica per 3 anni e collabora con numerose associazioni d'ambito nipponistico, fra cui anche AiStudia, l'associazione italiana di studi sul giapponese. Ha pubblicato una caterva di pubblicazioni che vanno dall'ambito traduttologico al sottotitolaggio, allo studio di genere, come viene reso nella trasposizione di un testo da una lingua di partenza o da di arrivo, tantissimi temi che poi nel lavoro di traduzione in effetti riaffiorano come bagaglio tecnico e poi vedremo di esplorare un po' più nel dettaglio nel momento delle domande. E passerei allora a una rapida presentazione dell'autrice, Tsumurakì Kuko, che in realtà non è pervenuta in Italia, nel senso che questo è il primo romanzo che esce in lingua italiana. Uno, mi pare lo stesso, era disponibile in inglese. È una autrice relativamente giovane, del 78, nata ad Osaka. Spulciando online si può trovare qualche video, qualche intervista e la sua cadenza in dialetto del Kansai conferma l'origine e la provenienza, molto simpatica. E in gioventù pare si sia interessata alla letteratura fantascientifica. Ora, di tracce di questo suo interesse non è che se ne vedano più di tanto nel romanzo che presentiamo stasera, però c'è senz'altro una vena un po' surreale che alcuni critici, soprattutto quelli inglesi, hanno notato che la definiscono come surreale. Poi, personalmente, l'ho trovata più simile al realismo magico, mi pare lo chiamino, di certa letteratura sudamericana in cui sopra una, come dire, uno strato narrativo molto semplice, molto quotidiano, su cui si innestano degli elementi marcatamente fantastici che trasformano l'atmosfera. Non è un vero e proprio surrealismo, secondo me, ma anche qui vorrei chiedere poi a Francesco che cosa ne pensa. Fra i libri più apprezzati in Giappone, perché è quello il mercato attualmente in cui è più conosciuta, c'è senz'altro il romanzo che è stato premiato insignito del premio Akutagawa, che è il massimo riconoscimento letterario in Giappone, del 2009. Si chiama Potosu no Raimu no Fune, mi pare, la barca del Potus. Il Potus è quella pianta pressoché immortale che abbiamo tutti a casa. E il protagonista è un impiegato che si rende conto a un certo punto della sua vita di aver messo da parte una piccola fortuna e decide di fare un viaggio intorno al mondo, impiegando questi soldi per recuperare il tempo perduto lavorando. Questo circolo, no, che mette in relazione temi come il tempo speso nel lavoro, il denaro guadagnato lavorando, lo si ritrova con una serie di variazioni anche in Un lavoro perfetto, dove però ad essere consumato, anziché essere il tempo e il denaro, sembra piuttosto essere il capitale emotivo della protagonista che si trova a fronteggiare un vero e proprio esaurimento nervoso, tant'è che da lì poi si innescherà la sua ricerca di diversi lavori part-time per far fronte alla perdita del suo lavoro iniziale, che rimane una sorta di mistero per tutto il romanzo, fino alla fine. Per quanto riguarda invece Un lavoro perfetto, direi che possiamo fare una velocissima presentazione dei 5 capitoli che compongono la trama, perché poi con le domande forse è meglio avere un po' chiara l'idea di come si svolga la trama per capire più nel dettaglio dove vanno a vertere le domande stesse. Allora, detta in maniera molto semplice, c'è una cornice narrativa che è più di una cornice, non è la classica cornice boccaccesca dove si incastonano le singole novelle, sono 5 capitoli relativamente autonomi,
ognuno può essere letto quasi come un racconto, ma ogni capitolo aggiunge qualcosa al capitolo precedente e tutte queste aggiunte poi confluiscono in una crescita complessiva del personaggio che arricchisce la cornice stessa. Questa cornice, molto semplicemente, è data dalla presenza di un'agenzia di collocamento, un'agenzia interinale, dove la signora che lavora per questo servizio lì, la signorina Masakado, con molto zelo procura ogni volta un lavoro nuovo alla protagonista che puntualmente lascia quello precedente. E questo luogo non luogo dove non avviene niente in termini narrativi, ma avviene una continua aggiunta, una continua proposta, è un po' il filo rosso che accompagna i 5 capitoli del testo. 5 capitoli che, come ho detto prima, sono potenzialmente autonomi, ma hanno una coesione interna che la si può riscontrare nei personaggi che fanno capolino da un capitolo all'altro, alcuni ritornano, alcuni prima vengono conosciuti dalla protagonista come colleghi, diventano poi amici, si stringono relazioni diverse da quelle nelle quali li si incontra la prima volta, e soprattutto questo patrimonio di esperienze non sempre piacevoli, altre volte sorprendentemente positive per la protagonista, arricchiscono il personaggio che racconta in maniera molto anonima, perché non conosciamo il nome della protagonista, sappiamo che ha 36 anni, racconta in prima persona, quindi l'immersione narrativa è totale, ma di lei sappiamo ben poco e un po' alla volta lo scopriamo in realtà nel modo in cui si relaziona con questi personaggi molto convincenti, a mio avviso. Il primo capitolo porta il nome del primo lavoro che lei fa, si chiama La videosorveglianza, e qui si occupa di fondamentalmente di sorvegliare uno scrittore che vende poco, perché è sospettato di avere in casa una partita di droga che un suo conoscente a sua insaputa gli ha lasciato non si sa dove, ed è lei che deve scoprirlo attraverso delle riprese effettuate su monitor di un'agenzia di investigazione privata. Il secondo capitolo riguarda invece un'agenzia pubblicitaria, questa volta, che emette degli annunci vocali su una linea d'autobus, cosa abbastanza anomala se ci pensiamo, perché in Italia non c'è questo tipo di marketing. Fra una fermata e l'altra semplicemente scorrono degli annunci che pubblicizzano una qualche attività locale, un ristorante che si trova lungo il tragitto dell'autobus e quant'altro. La clinica odontoiatrica, no? La clinica odontoiatrica, e anche qui c'è una grande varietà di trovate. E la protagonista deve ideare l'annuncio, scriverlo affiancata dalla affascinante signorina Irigucci, una sua collega, e poi registrarlo. Anche qui succederanno degli eventi abbastanza anomali, come alcune attività che compaiono solamente quando la signorina Irigucci fa scorrere il proprio annuncio e altrettanto rapidamente scompaiono nel nulla, lasciando un avviso di chiusura quando l'annuncio smette di essere trasmesso. Altri elementi che contribuiscono a creare questo clima un po' misterioso nel romanzo. Il terzo capitolo invece è dedicato a una sorta di emulo, no? Dei baci perugina, sono dei cracker di riso, i senbei, che vengono incartati con un messaggino all'interno, e questi messaggini devono essere scritti da delle persone esperte di marketing, a quanto pare, e lei, che questa esperienza ce l'ha, stavolta la mette a disposizione per creare delle serie nuove, che possono essere sulle vette più alte del Giappone, la serie sui peggiori efferati crimini della storia, o i misteri del mondo, i dittatori del mondo. E il presidente di questa ditta ci mette del suo, vuole che nel momento in cui uno si gode questo snack impari anche qualcosa, e lei, con dedizione assolutamente giapponese, arriva quasi a fare un secondo esaurimento pur di trovare i temi più adatti ai consumatori. Il quarto capitolo invece è dedicato all'affissione di manifestini pubblicitari, che in realtà sono per lo più legati al risparmio delle risorse energetiche, lavoro apparentemente innocuo, ma anche qui dovrà fronteggiare un problema inaspettato. Infatti ci sarà un'associazione di incontri per persone sole che si chiama Basta Solitudine. Sì. In Giappone, mai più in giapponese? Mai più solitudine. Come in giapponese? Te la ricordi? In giapponese no, mi spinge il manesso. Mi è incuriosito. E si scopre che è una società che vuole semplicemente raggirare la gente con problemi emotivi, o che cerca una via di fuga dalla solitudine quotidiana, e prontamente sovrappongono questi manifesti sopra quelli del risparmio delle risorse energetiche che la protagonista tanto diligentemente affigge sulle locandine. L'ultimo capitolo invece è il più lungo, il più strutturato, forse anche il più assurdo. Lei si prende cura di una porzione di un parco, di un grande parco, quasi una riserva naturale in città, e riceve
un vero e proprio capanno, una base d'appoggio da cui osserva il bosco, fa delle lunghe passeggiate, una mappa per segnalare delle stranezze che lei inizialmente non sa perché dovrebbero esserci, però il responsabile gli dice di segnalargli qualunque stranezza e lei con altrettanta diligenza lo fa. Poi casomai ci addentreremo in una spiegazione un po' più approfondita, però questa senza, è la trama. Senza fare spoiler. Allora, esatto. Mi è venuto in mente, era, cioè, utilizzavano un termine spagnolo che era aiutame. Aiutame. Ecco. Sì, ecco. Aiutami. E quindi, infatti, ci sono tante trovate, sì, in lingue straniere. Sì, notato. C'è un po' di Spagna anche in questo, no? E questa è quella storia a grandi linee. Poi, se ci sono errori, Francesco li correggerà. Sì. Passerei piuttosto alle domande, sia da parte mia che eventualmente da parte vostra, se ne avete. Allora, le domande sono di vario tipo, nel senso che si può, sì, riflettere un po' sul romanzo, si può riflettere sulla traduzione, dato che, sì, invitare un traduttore, secondo me, ha il pregio di poter chiedere come sia di fatto il progetto traduttologico, quali siano le difficoltà, ma partiamo con domande più generiche sul testo. Allora, sì. Come tutti saprete, il Giappone è un paese molto ritualizzato, al di là del luogo comune ci sono di fatto dei riti veri e propri, riti laici si potrebbe dire, che si trovano a diversi livelli della società. Nelle ditte c'è una ferrea gerarchia per cui i rapporti sono molto subordinati, cioè il superiore, il subordinato, il linguaggio riflette questa divisione. E se ne ha la sensazione proprio palpabile nel romanzo. Ci si riesce a spiegare come mai anche ci sia stato questo esaurimento nervoso da parte della protagonista, se uno ha in mente queste dinamiche lavorative giapponesi. Ecco, come pensi che sia stata resa l'emotività di questa protagonista che da un giorno all'altro si trova di fatto espunta, no, da una realtà veramente ritualizzata che contribuisce pesantemente a renderti un essere umano in Giappone? Perdere il lavoro è veramente uno stigma molto più grave che non in Occidente. Tant'è che la qualifica ideale per un giapponese che ha comunque bisogno di sostentarsi, di fare un lavoro, non è solo avere un lavoro, ma essere un impiegato a tempo pieno, il cosiddetto seishain. Seishain. Sì. E lei di fatto perde questa qualifica con tutte le conseguenze emotive del caso. Tant'è che lei come seconda scelta alla fine farà dei lavori part-time, lei non cerca di fatto un altro lavoro a tempo pieno. Come pensi che questo personaggio e l'autrice siano riusciti a delineare così bene non solo l'universo giapponese del lavoro, ma anche la sofferenza che un personaggio come la protagonista può aver subito nella sua situazione? Sì, la protagonista in realtà, come ha accennato prima Alessandro, intanto non si qualifica mai, perché non scopriremo mai come si chiama. E chiaramente, al di là di quello che è l'aspetto superficialmente surreale di questo romanzo, c'è comunque una maturazione interiore da parte della protagonista che secondo me rappresenta il fulcro essenziale di tutta la narrazione. E, all'inizio del romanzo si intuisce, perché lei non ne parla mai apertamente, che la perdita del lavoro chiaramente ha rappresentato un trauma molto forte che in qualche modo lei non è riuscita ad affrontare. E proprio perché non è riuscita ad affrontare, decide coscientemente di lanciarsi in queste nuove avventure lavorative che volutamente sono avventure lavorative precarie. Questo forse per riuscire a contrastare questa sofferenza interiore data dal fatto che comunque lei ha perso effettivamente un lavoro, come diceva Alessandro, a tempo pieno, che in Giappone ha un valore sociale molto importante, no? Il lavoro a tempo pieno significa comunque svolgere attivamente un ruolo all'interno della società, contribuire attivamente allo sviluppo della società. La perdita di questo lavoro chiaramente crea un trauma molto profondo nella protagonista che, devo dire, con questo sarcasmo, con questa ironia, autoironia, cerca in qualche modo di contrastare, ma in realtà ogni tanto ritornerà la protagonista con questo pensiero, questo lavoro, in maniera molto indiretta, molto così accennata, poco marcata. Dice, in realtà io quando avevo quel lavoro mi ricordo, no, di cose, quindi si intuisce proprio che c'è una sorta anche di sofferenza che non è stata ancora, diciamo, del tutto risolta, no, a livello interiore. Non possiamo dirvi tutto perché chiaramente poi è brutto fare lo spoiler, però quello che si intuisce
anche dalla determinazione con cui lei affronta tutti questi lavori precari, si intuisce che lei quel lavoro lo faceva bene, quel lavoro lo affrontava con un grandissimo senso di responsabilità. E questo lo vedremo, questi lavori precari in cui comunque lei si immette, come diceva Alessandro, sono lavori in cui comunque lei cresce, matura una consapevolezza, quindi non sono affrontati con leggerezza, ma sono affrontati con la stessa, con lo stesso senso di responsabilità con il quale lei affrontava il lavoro precedente, il suo vero lavoro, che però lei non ci svelerà mai in realtà durante tutta la narrazione. Poi lo capiremo, ma durante, diciamo, la narrazione lei non svelerà, non si vorrà svelare. Così come appunto lei non svela proprio il proprio nome. Da questo tipo di maturazione interiore, da questo tipo di percorso nell'affrontare questi lavori precari ai quali lei vuole conferire una dignità comunque, perché, ripeto, non li affronta con leggerezza, con superficialità, ma li affronta proprio con grandissimo senso di responsabilità, si capisce proprio il valore che lei assegnava al suo lavoro precedente. E forse anche il fatto che in definitiva lei sta cercando il suo posto nel mondo, il suo posto nella sua società giapponese chiaramente, per poter ritornare, rimettersi in una sorta di circolo in cui lei riesce a dare qualcosa, a dare qualcosa indietro agli altri. Non a caso anche nei lavori precari in cui lei si imbatte, in realtà scopriremo anche una grandissima generosità, il fatto che lei comunque affronta questi lavori cercando sempre di aiutare il prossimo o comunque di mettersi a disposizione del prossimo. Ed è un po', se vogliamo, surreale, perché anche la leggerezza, voglio dire, anche il contenuto stesso di questi lavori precari, in realtà non ci sarebbe bisogno di un impegno così, così profondo, no? così sentito. Però lei lo fa forse in memoria, no, di questa sua esperienza, e anche consapevole anche che, appunto, come dicevi tu, il lavoro, diciamo, a tempo indeterminato in un'azienda, un lavoro strutturato in Giappone ha comunque, se vuoi, anche una ricaduta, no? A livello personale, a livello emotivo, di identità personale. Quello che lei cerca in realtà è proprio un'identità, cerca proprio di trovare la sua, no? il suo posto all'interno della società giapponese. Quindi sicuramente questo background, diciamo, del lavoro è importantissimo in questo romanzo. Ho capito. In effetti si ha sempre la sensazione che il tempo che lei impiega nel lavoro non sia mai un tempo vuoto, un tempo da passare nell'attesa di qualcos'altro. È sempre molto focalizzato su quello, esatto, che sta facendo, e non hai mai la sensazione che lo stia facendo per qualcos'altro, nell'attesa che qualcosa cambi. È quel qualcosa che già sta componendo la sua vita a riempirla e a soddisfarla, tant'è che sviluppa una professionalità rapidissima, esatto, impensabile, per ogni singola attività, certo, che fa. C'è un episodio che in realtà mi piace molto, che è all'inizio del primo capitolo, e questo quasi, insomma, all'inizio del primo capitolo, sì, dove si capisce anche che lei comunque lo stesso senso di responsabilità che pone nel lavoro, nel proprio lavoro, in qualche modo lo esige anche dagli altri e non, diciamo così, fa fatica un po' ad accettare la leggerezza, la superficialità, no, con la quale magari i suoi colleghi o le persone che si trova di incontrare si pongono nei confronti del lavoro, no? E c'è questa bellissima, non so se poi, se posso molto brevemente, direi, sì, se posso leggere un passaggio molto breve del romanzo, molto carino, molto simpatico, in cui lei, in una pausa di questo primo capitolo, dove lei sta monitorando questo scrittore, in realtà fa questi turni lunghissimi, no, davanti a questi due monitor, perché chiaramente lei deve monitorare la stessa persona in tempo reale e il giorno prima, quindi vede la stessa persona in situazioni diverse, quindi veramente molto divertente. A un certo punto si stanca e va in questo, scende al piano sotterraneo dove c'è questo convenience store, sapete, sono questi store aperti 24 ore su 24, e vuole bere qualcosa in realtà, e rimane molto irritata dal fatto che la commessa di questo negozietto in realtà non sa neanche quanto costa una determinata bibita e spara così il prezzo, un po' così, e questa cosa in realtà la irrita un poco, perché dice: beh, come, io vengo in un negozio, acquisto un prodotto e tu non sai neanche quanto costa, o meglio ti inventi il prezzo. Quindi si vede anche da questo tipo di ragionamento, se vuoi un po' ipocondriaco, un po' logorroico, però anche di quanto lei ci metta, no, nel lavoro che fa e quanto pretende, no? Sì, anche delle altre persone, no? Adesso io non ho gli occhiali, però c'è, no, la gita, guarda, dimmi dove, qua, da qui fino a qua, più o meno quando finisce, va bene, ok, vai.
Metto in pausa anche il monitor di sinistra e mi alzo come un orso che si sveglia dal letargo. Esco barcollando dall'ufficio e vado al convenience store. Ho voglia di bermi qualcosa di aspro, tipo una bibita frizzante alla prugna o all'aceto nero. Esistono anche questi in Giappone. Chissà se ce l'hanno. Sono rimasto in silenzio per così tanto tempo che mi stupisco di riuscire ancora a respirare. Per compensare, spiego con entusiasmo alla commessa quello di cui avrei voglia. Beh, se vuole posso prepararle qualcosa io, mi risponde allegra, per poi sparire subito nel retrobottega. Il buon senso mi suggerirebbe di diffidare della bevanda che la donna mi sta preparando, ma Yamamoto, il suo collega, il tipo che sta osservando nel monitor, sì. Mi ha scosso così tanto che mi sento pronta a tutto. La commessa torna e mi porge un bicchiere di carta tipo quelli di distributori automatici. La bevanda è pallida e dorata, piena di bollicine frizzanti. Sembra proprio quello che volevo. Sento addirittura il profumo delle prugne. Quant'è? Dunque vediamo, 400 yen. Dunque vediamo, che cosa vuol dire? Ha deciso il prezzo lì per lì ed è pure bello caro. Eppure assaggiando la bibita capisco che è esattamente ciò di cui ho bisogno per riprendermi. Quindi appoggio il bicchiere su uno scaffale vuoto, prendo il portafoglio e pago i miei 400 yen. Tipo 3,50 euro. Rimango lì ferma e provo inutilmente a ricordarmi cosa c'era prima su quello stesso ripiano. Poi mando giù questa quasi metà della bevanda. Aceto, anidride carbonica e zucchero. Praticamente mi sto dopando. Sì, ma è pieno di queste scene in cui lei riflette in tempo reale su quello che la persona che ha davanti sta facendo. Esatto. Crea uno sfasamento temporale. Ed è difficile non parteggiare per lei perché è molto convincente. Esatto. Ed è anche divertente poi sempre in questo capitolo come si fa condizionare da questo scrittore che osserva attraverso il monitor, perché capita che Yamamoto, questo scrittore, usi un determinato prodotto o acquisti delle salsicce in sconto e si ricorda che al supermercato sotto casa c'era lo sconto ma che finiva quel giorno, oppure cucina le stesse cose che cucina Yamamoto o zoom per leggere il romanzo che sta scrivendo e vorrebbe dargli dei consigli sulla trama. Insomma, si fa veramente prendere da quello che sta facendo ogni volta. Sì, allora, un'altra domanda che mi viene, dato che comunque è pur sempre un romanzo di formazione, alla fine anche tu l'hai descritto sì. Come una sorta di ricerca, no, del proprio modo di stare al mondo, di come vivere in società, solitamente i romanzi di formazione, almeno per come li conosciamo in Europa, hanno sempre una visione a volo d'uccello, spesso in terza persona, seguono il protagonista dall'inizio alla fine, struttura molto ottocentesca, sì. Hanno una tipologia di narrativa così molto realistica e servono proprio a creare un'atmosfera universale in cui chiunque può riconoscersi. Questo libro invece è raccontato, come dicevo, in prima persona. Il personaggio, sinceramente, per quanto susciti simpatia, difficilmente ha le esperienze che ha un lettore medio, sebbene le situazioni possano essere quelle. Ci sono alcuni elementi fantastici e surreali, scegliete voi il termine, però alla fine si ha la sensazione davvero di trovarci nelle pagine che Tsumura Kikuko ha scritto. Tecnicamente, secondo te, dove sta questo gioco narrativo per cui alla fine uno ci si identifica, bene o male? Ma secondo me nel gioco narrativo c'è l'identificazione con lei, con il personaggio. Sì, hai ragione. C'è un gap culturale sicuramente importante, comunque qui la società giapponese viene riflessa, no? Sì. In modo, diciamo, più che la palissiana, quasi, no? Forse ci si identifica con lei in quello che, come dicevo prima, è il trauma, no? Che lei ha vissuto, attraverso le difficoltà che lei stessa comunque affronta, e anche nella fragilità di questo personaggio, perché in realtà, al di là di questo tono tagliente, di questi giudizi a volte anche molto impietosi, no? che lei stessa, no, esprime nei confronti dei suoi colleghi, in realtà ho notato appunto traducendo il romanzo che l'estrema fragilità, no, della protagonista in realtà è proprio ciò che poi in effetti può rappresentare quel punto in comune, no? Con il lettore, al di là che sia chiaramente un lettore italiano, giapponese, e penso che sia poi anche questo poi il segreto di questo romanzo e di questa scrittrice, perché prima di arrivare in Italia, appunto, poi lei è stata tradotta in primis in Inghilterra, dove ha avuto un grandissimo successo la traduzione
di questo romanzo e di quello precedente ha avuto veramente un eco molto importante. La stessa traduttrice inglese ha poi vinto dei premi, no, per la traduzione. Dico, quindi in questo, nella presentazione della propria fragilità, secondo me, e anche nella presentazione del quotidiano, che comunque richiama, se vuoi, a grandi linee, quello che può essere il quotidiano di un lavoratore italiano, mm-hmm. no? Per certi versi, pur mantenendo quell'elemento culturocentrato, no? Che è la società giapponese, il lavoro giapponese, sono i rapporti gerarchici e quant'altro. Però direi che forse è in quello che ci si identifica maggiormente. Mm-hmm. E poi, secondo me, anche nel fatto che ha una struttura molto circolare il romanzo, nel senso che parte, diciamo, con una. Parte con un punto di domanda, con un interrogativo che lei stessa cerca di sviscerare, di affrontare attraverso i vari capitoli e poi sembra quasi che torni al punto di partenza. Cioè è una struttura un po' ad anello, se vogliamo, no? E mi piace anche il fatto che la chiusura dell'anello non è proprio, non è totale, nel senso che lei arriva a una nuova consapevolezza, ma si capisce che da quella consapevolezza partirà un altro percorso, partirà comunque un'altra, no? Un'altra strada in realtà, no? Quindi questo secondo me può essere, è sicuramente l'elemento più attraente, se vogliamo, no? della narrazione e di questo romanzo e di questa scrittrice. Anche alla fine effettivamente si ha una certa soddisfazione, molti romanzi giapponesi, soprattutto classici, mi viene in mente la letteratura di Kawabata, non sempre il classico finale sospeso, che può piacere o deludere moltissimo il lettore medio occidentale. Qui invece c'è un buon compromesso, secondo me. Allora, intanto, secondo me, sai cosa? Questo romanzo ha di bello che non è troppo esotico. Mm-hmm. Cioè, paradossalmente, pur essendo ambientato in Giappone, non è troppo esotico. C'è presente un Giappone che comunque è quotidiano, è pragmatico, effettivo, con persone che fanno cose, che affrontano dei lavori, affrontano delle difficoltà, mm-hmm. se la ridono ogni tanto, sghignazzano, si prendono in giro, sono un po' tranchant, sono un po', voglio dire, dissacranti. Però perde, secondo me, un po' quella patina di esotico eccessivo che spesso magari troviamo in altri autori impegnati della letteratura giapponese contemporanea. Spesso l'effetto del lettore italiano è che bello questo libro, ma in realtà non ne ha capito niente, perché cioè, è talmente esotico, talmente strambo, no? Capita spesso, no? A volte di leggere autori giapponesi e dici, bah, di cosa parlerà sto libro? Ma non lo capisco. Questo invece è un libro contemporaneo, assolutamente contemporaneo, che racconta la vita di persone. Prima tu dicevi, qual è l'elemento che attrae? È questo l'elemento che attrae. Cioè nel senso che qui vediamo persone che ragionano. La protagonista è un po' ipocondriaca, cioè si pone sempre domande, domande a volte anche un po' così, che lasciano il tempo che trovano, però che raccontano così un percorso interiore, no? Cioè che raccontano un travaglio, che raccontano, no? Anche un'intelligenza, perché secondo me la protagonista è molto intelligente, no? Volevo leggere un passo, perché prima lì ho fatto leggere ad Alessandro il passo in cui appunto va al negozio e compra la bevanda, e lei spia questo scrittore, spia sul monitor, ingrandisce e spia quello che sta scrivendo. Però è dissacrante, perché veramente non ne ha per nessuno, ne ha per tutti, no? Ne ha un po' per tutti. Ed è molto dissacrante anche del giudizio che ha di questo scrittore, che secondo me lei non stima moltissimo, no? E comincia, lei spia e sul monitor c'è scritto un capitolo di un libro di questo scrittore che si chiama Yamamoto e dice: Macio tracannò la birra media, cercando disperatamente di scrollarsi di dosso la fatica degli straordinari. In soli tre sorsi si era già scolato l'intero bicchiere. Seduto in un angolo del locale, mormorò tra sé: cavolo, sono davvero stanco. Ignara del suo stato d'animo, la giovane cameriera si avvicinò, scocciata, per prendere l'ordinazione. Poi tornò a friggere gli spiedini con lo sguardo assente. I ciuffi della sua frangia, schiariti fino a diventare castani, sbucavano da sotto la bandana. Stasera credo proprio che prenderò degli involtini di funghi e pancetta, delle noci di ginkgo e delle uova di quaglia, pensò Macio. Ma no, stai sbagliando tutto, dico tra me. Due capitoli fa, Macio ha avuto un'intossicazione alimentare dopo aver mangiato troppe noci di ginkgo e si è addirittura giocato l'intero weekend. Stando alla trama del tuo romanzo, deve essere successo giusto una settimana prima. Di certo non si è dimenticato così in fretta di una cosa del genere. In più, poche righe fa, hai scritto che è uscito dall'ufficio prima del solito. Se è così, come diavolo fai a fargli dire che cerca disperatamente di scrollarsi di dosso la fatica degli straordinari?
forse sarebbe meglio dire la fatica di quella settimana di lavoro. Vedete che è un po' così, no? Puntuale, un po', così, un po' zanzara. No? Mi sa che anche l'autrice evidentemente ha un carattere simile, sì. A meno che non finga benissimo attraverso la finzione del romanzo. Probabilmente. E quindi, beh, in effetti sì, non c'è molto esotismo, i comportamenti umani sono quasi da maschera, no? Li puoi trovare sì. Veramente in qualunque tipo di letteratura. E, solitamente in traduzione, da traduttore, uno si pone sempre il problema di che cosa sta tralasciando, di che cosa sta togliendo dall'originale. Sì. Un bravo traduttore ovviamente non deve tralasciare nulla, però a meno che non ricorra a quantità sterminate di note che frammentano la lettura, deve chiaramente usare la pagina per dire tutto quello che l'autore originale ha detto. Vero. In un testo come questo, che apparentemente almeno la lettura che uno ne fa in italiano non sembra presentare grossi problemi culturali, tu come hai fatto, non dico... Sì. Non dico che non ci siano stati, ma come hai fatto a far sì che non si percepisse l'assenza, no? Non si percepisse la presenza di elementi tagliati, rimossi. Spesso in certe traduzioni si ha la sensazione di star leggendo una traduzione. Qui invece, personalmente, non l'ho notato. Che tipo di difficoltà invece hai fronteggiato e come hai fatto a nasconderle così, così bene, mi permetto di dire? Intanto creando un glossario, perché qui si mangia... Che è minimo, che, però. Che è minimo, non è estesissimo, però si mangia che è una bellezza. Quindi ci sono una serie di leccornie che provengono dalla cucina giapponese e qui ogni tanto ho dovuto ricorrere appunto al glossario. E questa casa editrice, questa collana, appunto, preferisce non inserire note più di pagina. Come ho fatto? È stato un lavoro abbastanza complesso, perché appunto, come diceva Alessandro, tutti i contesti sono contesti lavorativi. E cioè in realtà ho dovuto, in qualche modo, la finalità era quella di orientarsi a quella che, no, in termine ipertecnico si chiama alta traducibilità, cioè arrivare a ricreare più o meno gli stessi rapporti, no? A livello sociolinguistico. Tra i parlanti, cercando di ricreare quell'originalità, no? Che è tipica di questo romanzo e delle situazioni che si vanno a creare in questo romanzo. E questo tipo di lavoro, che è un lavoro che devo dire che poi è anche frutto della collaborazione con gli editor, però a volte anche facendo proprio il controllo finale delle bozze finali, appunto io cerco sempre di controllare che questi tipi di rapporti sociolinguistici vengano mantenuti, ed è stato molto difficile mantenerli qui, perché magari quando si fa la correzione delle bozze, chi corregge le bozze non è veramente cosciente di certe dinamiche interculturali e sta nel traduttore, il traduttore ha il compito molto gravoso di controllare e eventualmente di risettare da dove vede, no, ci sono delle piccole incongruenze. E non mi piace troppo omogenizzare il testo, perché una delle tendenze anche nella traduzione è quello invece di andare nel versante opposto e di dire ma sì, crea una traduzione che è fruibile, molto fruibile per il lettore finale italiano, che però poi rischia appunto di diluire quelli che sono tutti gli elementi, no, culturali, no, del testo di partenza. Vorrei dire che in qualche caso appunto ho dovuto fare anch'io marcia indietro, nel senso che quando mi sono accorto che magari controllando le bozze c'era stato qualche aggiustamento in tal senso, ho fatto marcia indietro e ho riportato, diciamo così, il testo, ho cercato di riportare il testo alla sua originalità e alla vivacità, no, che è tipica poi di questo testo in lingua giapponese. In una revisione di bozze mi avevano scritto che la signorina Iriguchi vestiva un tailleur nero tipico delle adolescenti giapponesi che vanno a cercare il lavoro, che assomigliava quasi a un vestito della domenica. Io ho detto no, nel senso che togliamo il vestito della domenica, perché la cultura giapponese ci insegna che la domenica casomai le persone si vestono casual,
non mettono il vestito, perché se devono mettere il vestito per andare tutti i giorni a lavorare, anche gli impiegati mettono il vestito, la domenica non vogliono mettersi il vestito, anzi cercano assolutamente di stare quasi in pigiama se possono quando stanno a casa, quindi era lì, ho cercato di essere, di rimanere molto attento nel momento della revisione di bozze, proprio perché affinché non si creassero, no, delle, come dire, non si creassero delle incongruenze culturali, come per esempio, non so, magari in certi dialoghi il revisore ha detto ma facciamogli dare del tu, poi se davano del tu, poi alla fine del dialogo uno dei due parlanti si inchinava all'altro, ma io normalmente in italiano non mi inchino se do del tu al mio interlocutore, quindi ho dovuto riportare anche lì nella sua dimensione sociolinguistica originale, cioè il dialogo a quel livello di, diciamo, quella si chiama, no? A quel tipo di registro diafasico, no? Adesso utilizzo un termine un po' difficile, sì, quella, no? Diametricalmente, sì. Dopo, no? Cioè questa non lineare, la forza, esatto. Non lineare a livello diafasico, quindi lì ho cercato un po' di tenere veramente gli occhi molto aperti e poi per quanto riguarda anche un po' il ritmo, anche la vivacità, anche tu dicevi prima non ci si accorge, ti ringrazio perché per me è un complimento, perché quando il lettore non si accorge che in realtà il libro è tradotto significa che forse è stato tradotto benino, insomma. Quindi sì, anche per quello cercato lì veramente di settarmi anche con lo stato emotivo della protagonista, di cercare, io ho proprio cercato di entrare nella sua testa e di rendere in questa traduzione, diciamo, quelle che sono un po' che erano i suoi pensieri, no? Questi pensieri che si affastellavano, no? Uno dietro l'altro in maniera veloce, anche un po' incongruente, no? Così. E quindi anche nella traduzione italiana ho cercato di rimanere, di tenere questo ritmo, ho cercato di preservare questa vivacità. Ho capito. In effetti si nota che la coerenza poi con cui viene presentato il personaggio, alcune azioni ripetute vengono presentate con la stessa carica emotiva, quindi c'è una, sì, grande omogeneità anche nella traduzione. E, mi viene anche in mente che, insomma, negli ultimi anni il Giappone è un argomento sempre più popolare, la gente si è fatta un'idea sempre più precisa di una serie di fenomeni sociali, ci sono tantissimi film, gli anime, i manga, la letteratura, certo, stessa hanno fornito, certo, come dire, mille stimoli per poter conoscere questo paese, anche indirettamente, senza sapere la lingua. Certo. Anni fa, lo si nota subito leggendo traduzioni anche degli anni 90, dove la conoscenza pregressa che aveva il lettore medio della realtà giapponese era molto più effimera, e soprattutto la traduzione doveva andare a colmare questa ignoranza di base, ignoranza data da inevitabile lontananza, certo, culturale. Per cui c'erano spesso interventi, si dice, di ipertraduzione, ossia la traduzione diventava una sorta di spiegazione, laddove l'elemento tradotto sarebbe stato incomprensibile, con un atteggiamento molto didascalico, il traduttore aggiungeva una spiegazione, sempre per evitare la nota. Negli ultimi anni, invece, si assiste a un'aderenza maggiore al testo, senza arrivare a eccessi di ipotraduzione, come dicevamo prima, per cercare di snellire il testo laddove, certo, ci sono gli elementi un po' destabilizzanti per il lettore italiano, e si è trovata un buon equilibrio fra tendenze di domesticazione, si dice, sì, omogenizzazione, che invece permettono di godere in maniera più onesta il testo originale. Sì. Qui, nella tua traduzione, secondo te ci sono stati dei punti in cui hai detto capita talvolta che l'editor dica qui cassiamo perché questa scena è un po' superflua, oppure per il lettore italiano non è molto efficace o non verrebbe capita, magari anche l'umorismo non passerebbe, quindi anziché renderlo in maniera un po' balorda è meglio eliminarlo e salvare la parte pulita, la pagina pulita. C'è stato qualche intervento o per tua volontà o per volontà dell'editor di questo tipo? Ma no, devo dire che sia l'editor comunque che il chief editor comunque sono stati molto rispettosi. Non mi hanno chiesto di tagliare o di cassare dei passaggi, in realtà, quindi fortunatamente non abbiamo avuto casi di ipotraduzione, e ripeto, la difficoltà è stata proprio quello di andare a settare, di posizionare questa traduzione, capire anche il tipo di lettore che
che questa è una collana chiaramente generica, la collana di Marsilio Romanzi, quindi andare a incontrare, diciamo così, le, un po' quelle che erano le esigenze di questo pubblico, però devo dire che da parte della, della casa editrice c'è stata un'attenzione, se vuoi, anche un po' filologica, no? all'autrice originale, e non mi sono dovuto comunque né inventare né case di ipertraduzione, quindi non sono andato oltre quello che l'autrice in realtà ha scritto. Ripeto, era più una questione di settare a livello, se vuoi, diafasico, a livello identitario dei vari personaggi, perché ogni personaggio ha un'identità molto chiara, quindi quello che mi premeva era quello di tenere comunque integra questa identità, e ogni tanto anche diciamo mantenere quella che era un po', che è un po' l'aspetto, che era l'aspetto diciamo scherzoso, un po' ludico, no, della narrazione. Lì c'è stato un po' di spazio, secondo me quello è il perimetro del traduttore, cioè nel senso che nel momento in cui il traduttore sa che può giocare, sa che all'interno di un certo perimetro, no, la sua no, zona di sicurezza, in realtà, allora lì, sempre nel rispetto del prototesto, puoi non inventarti delle cose, ma puoi organizzarle in modo da risultare più diretto, da risultare più immediato al pubblico, no? Al pubblico che ti legge. Per me è stato poi anche un esperimento molto, io intanto sia come traduttore che come traduttologo, però cioè, è stato un esperimento molto interessante, perché io venivo per esempio dalla traduzione dei Gialli, quindi con un tipo di scrittura molto diverso, un pubblico molto diverso, esigente in modo diverso, e andare verso un pubblico generalista, insomma è stato anche un esperimento, se vuoi, mettersi in gioco, anche nel risettare un pochettino la scrittura, no? Sempre, ripeto, sempre andando a rispettare il prototesto, no? Come quando per esempio, come dicevi tu, nel secondo capitolo la protagonista si trova a pubblicizzare, a creare ex novo le pubblicità no? che poi andavano trasmesse su questi autobus, allora lì magari si gioca, nel senso si giocava in giapponese, allora si gioca anche in italiano, pur rispettando la traduzione, no? Ah, ho proprio voglia di un hamburger gustoso e abbondante, ma è così difficile trovarne uno della misura giusta. Per i tuoi hamburger vieni da Dr. Sasebo. Ne abbiamo di tutte le dimensioni, anche mini, e riuscirai senz'altro a trovare quello che fa al caso tuo, per non parlare di tutte le nostre patatine. Ecco, qualcosa del genere. Quindi c'è anche lì, c'è un po' di gioco, no? C'è anche una questione di anche un po' ludica, se volete. Cioè, tradurre deve essere anche un piacere, no? In realtà, sì. deve conferire anche a chi traduce il testo un certo grado così di gioco, no? E devi cercare di mantenere anche l'effetto che può avere sul lettore giapponese. L'equivalenza, no? Quello che sì. Si chiama equivalenza, insomma, non vogliamo fare troppo gli accademici, però sì, comunque ottenere lo stesso effetto pur utilizzando degli strumenti stilistici diversi, quindi. Però comunque, no, è come quando si va al cinema, no? Chi ha fatto un po' di traduzione audiovisiva, no? Lo sa, si traduce una commedia, se il pubblico originale ride in quel punto, anche in italiano dovrà ridere allo stesso punto. La stessa identica, cioè il metro che si adotta è un po' quello. Quindi se in quel passaggio comunque l'autrice intende essere ilare, intende essere comunque giocosa, intende essere così scherzosa, cerchiamo di farlo anche noi, comunque aggiustiamo un po' il tono, però comunque cerchiamo di mantenerlo, no? Sì, sono rare le situazioni in cui tradendo un pelo il testo si è più fedeli in realtà alla riuscita finale. Esatto. Di base però ovviamente bisogna avere una grande prudenza, secondo me. Sì, ma se vogliamo anche una responsabilità etica, perché comunque anche a livello etico, cioè io non mi prenderei mai la responsabilità di inventarmi dei passaggi o comunque di far dire all'autrice quello che non ha detto o comunque di manipolare, alterare il testo, perché è anche una questione proprio, se volete, veramente etica, no? Di responsabilità. E non rarissimo, in realtà ci sono dei casi che poi vengono scoperti facendo confronti, anche senza conoscere la lingua, di traduzioni diverse, magari una in mano la traduzione inglese, francese e tedesca, se sai almeno due lingue ti rendi subito conto dove sta l'impronta digitale. A me è capitato per esempio con autori precedenti che ho tradotto, per esempio di andare a comparare il testo originale e la mia traduzione italiana con delle altre traduzioni che erano uscite per esempio in inglese, e con mia, per esempio, grandissimo stupore, ho visto che per esempio nelle versioni inglesi dello stesso autore mi è capitato di trovare per esempio anche un uso molto smodato del turpiloquio, quindi delle parolacce che in realtà erano completamente assenti nell'autore originale, che invece aveva una scrittura molto forbita, molto elegante, e che assolutamente non ricorreva al turpiloquio. Quindi capita a volte anche di rendersi conto, io non faccio traduzioni,
non guardo normalmente le altre traduzioni in altre lingue, quando faccio le mie traduzioni le guardo dopo, perché altrimenti potrei essere influenzato in qualche modo, quindi però poi andandole a controllare dopo mi sono accorto che in certi casi magari era utilizzato un registro appunto di afasi diverso, oppure erano stati comunque prodotti dei tagli, oppure come dicevi tu erano state aggiunte, no? Aggiunti dei passaggi che non esistevano. Spesso per esempio nei romanzi, in certi romanzi giapponesi che appunto erano stati pubblicati a puntate, no? Magari sulle riviste letterarie, capita che quando il romanzo viene accorpato, capita che si trovi un po' di ridondanza, capita che l'autore stesso sia un po' ridondante, ripetitivo in certe cose. In quel caso, se dobbiamo chiaramente creare una certa omogeneità, magari sì, quando ridice la stessa cosa o ti ricorda la stessa cosa per la quarta volta, magari ecco lì andiamo a tagliare, ma giusto per armonizzare un po', diciamo, l'opera completa, quando poi l'opera... acquisisce una forma autonoma finale, no? Informando l'editore, immagino, perché chiaramente non è mai una scelta che uno può prendere da solo. Sì. E mi dicevi anche che, da quello che avevi un po' notato nella versione inglese, per quanto immagino ben tradotta, se dicevi che è stata anche premiata, sì, prevale però una nota marcatamente umoristica che di fatto è presente, sì, nel testo, ma non è la sensazione di leggere una commedia. Sì. Infatti all'inizio, quando mi hanno proposto l'opera, quando l'ho letta, ho cercato di capire in profondità quale fosse in realtà il sentimento, no, di questa protagonista, il sentimento profondo di questa protagonista, perché quando me l'hanno presentato se no come un romanzo pressoché comico, leggendolo però mi sono accorto che sì, è vero, ma la vena della protagonista è una vena pungente, tranchante, pungente, dissacrante, ma non è prettamente, no, umoristico, no? C'è, come vi dicevo prima, in realtà c'è una vena surreale, se vuoi, ma c'è anche l'impegno della protagonista ad affrontare questo trauma, no? Come dicevamo prima, affrontandolo anche con ironia. Quindi sì, sicuramente è una vena ironica, autoironica, ma diciamo non c'è questo substrato di percorso interiore che in realtà non poteva essere coperto da questo umorismo, lasciatemi dire, magari un po' eccessivo, che io ho trovato nella traduzione inglese. Ho capito. E dal punto di vista delle risorse tecniche proprio che il traduttore usa, tu fai anche traduzione audiovisiva e ovviamente si tratta di un mezzo espressivo completamente diverso, l'immagine lavora in maniera diversa sia su chi la produce ovviamente con intenzioni determinate, sia chi la recepisce, però ci sono senz'altro delle tecniche che possono essere equiparate, soprattutto nel caso dei dialoghi, o comunque il sottotitolo da un certo punto di vista ti obbliga ad essere molto più preciso perché hai il tempo limitato, no, della battuta, e lì forse si possono imparare molte cose, secondo me, sulla traduzione anche letteraria, perché devi essere efficace nel tempo limitato appunto della battuta. Che tipo di esperienze ritieni di avere come traduttore in più rispetto a una persona che non si è mai occupata, ad esempio, di traduzione audiovisiva? Non è una cosa obbligatoria, immagino, ma nella esperienza quotidiana, così nella propria prassi quotidiana di traduttore anche audiovisivo, ti sarei reso conto di avere delle risorse che ti sono arrivate da lì. Sì, se ci sono, non so, è un mio dubbio. Probabilmente sì, nel senso che comunque magari anche, molto banalmente, anche l'uso della punteggiatura. L'uso della punteggiatura che così all'interno della traduzione audiovisiva comunque segue delle regole che sono quelle chiaramente dello schermo, e sicuramente mi ha un po' influenzato anche in questo tipo di traduzione letteraria. Sicuramente c'è un tipo di influenza anche non a caso questo poi è un romanzo molto veloce, un romanzo dove sono presenti molti dialoghi anche abbastanza così, neanche tanto lunghi, a dire la verità, no? Botte e risposte e quant'altro, però molto efficaci, e quindi questo tipo di efficacia che io cerco di ricreare, no? Nel testo sottotitolato, in qualche modo mi è stato utile, no? Anche riproporlo anche in questa veste. Però se ti devo dire che poi dopo sento dei limiti, ho aperto dei limiti, questo no.
perché comunque, anzi, forse uno degli aspetti più interessanti della traduzione letteraria è il fatto che, come dicevo prima, anche il fatto di essere, di rimanere responsabili ti spinge anche a volere in qualche modo giocare con la lingua, sperimentare con la lingua affinché si possa raggiungere quella famosa equivalenza di cui parlavamo prima, no? E quindi da questo punto di vista ti dico che sì, è un mix in realtà, no? Cioè, poi ogni traduttore si porta dietro un po' quella che è la sua esperienza personale, il suo mondo, no? In realtà, no? C'è una interferenza molto importante anche dalla psicologia stessa, no? di chi va a tradurre il testo, un po' la bellezza anche un po' della traduzione, anche un po' quella, nel senso, no? E quindi sicuramente quel tipo di esperienza, ma a livello ti direi anche di punteggiatura, mi ha in qualche modo influenzato. Poi cerco di utilizzare l'italiano al meglio, quindi io dico sempre, no, quando a volte parlo anche all'università, un traduttore non è un semplice intermediario che usa uno strumento, no, che usa il dizionario, è uno scrittore che scrive opere non sue, o meglio che riscrive opere che non sono sue, quindi in quel caso anche la... No, utilizzo e il gioco con la lingua italiana, secondo me, è uno degli aspetti più interessanti dell'intera opera di traduzione. Quindi capire come puoi giocare con la lingua per ricreare il carattere di un personaggio, per farlo parlare in un certo modo, quindi conferirgli un'identità all'interno dei dialoghi e quant'altro, forse questo è una delle se vuoi si sviluppa anche con l'esperienza, no? Si sviluppa con l'esperienza, con è un po' brutto da dire, no? Perché poi spesso i giovani traduttori dicono, ma insomma, però allora come si fa a tradurre? Se bisogna avere esperienza? Purtroppo è vero, comunque serve esperienza e più si traduce, più comunque ci si accorge di come calibrare, no? Certi elementi all'interno della traduzione. È vero. Poi serve capire anche chi è il tuo pubblico, chiaramente. Cioè sapere esattamente chi ti leggerà. E no, a volte noi magari abbiamo anche una certa tendenza a volere esaltare certi aspetti, se vuoi della cultura giapponese, perché comunque ci occupiamo di questa cultura per lavoro, però certe volte non è neanche necessario farlo, nel senso che ci sono casi in cui il lettore generalista ti dice, io voglio leggere un libro veloce, voglio comunque intrattenermi con quest'opera e magari non essere troppo pedante, no? Quindi raccontami le cose, ma raccontamele, no, in maniera fluida, dinamica, come è il caso di questo romanzo, che ripeto è veramente molto culturocentrato, ma non posso dire eccessivamente culturocentrato, perché diventa poi pedante, diventa noioso, e infatti, come tu dicevi, infatti qui non ci sono le note a piedi pagina. Poi magari se, no, traduciamo altre cose, andiamo in un pubblico di studiosi, di accademici, chiaramente gradiranno, è vero, metà pagina di note e metà pagina di testo. Non è il caso di questo libro, che invece vuole essere abbastanza fruibile, no? L'autrice intende essere fruibile. In Giappone vende a un pubblico molto vasto, si appoggia anche sul fatto che le sue opere comunque sono entrate in un meccanismo di media mix, quindi anche in un meccanismo per il quale alcuni dei suoi romanzi sono diventate delle serie televisive. Quindi c'è anche questa scrittura, se vogliamo, originale, strizza l'occhio anche, diciamo, ad altri media. E quindi proprio per quello vuole essere una scrittura veloce, dinamica, che arriva al pubblico con una certa freschezza, con una certa velocità. Eh sì, senz'altro. In effetti anche la traduzione... Dicevi tu, per ottenere una buona traduzione bisogna a un certo punto, anche in altre circostanze, mi pare ne avessimo parlato, dimenticare a un certo punto l'esistenza del testo originale, dopo averlo considerato per tutto il processo traduttivo, bisogna scordarsi che esiste la corrispondenza linguistica che ti può suggerire il dizionario, ma di fatto è un'invenzione anche il dizionario, è uno strumento per creare corrispondenze fra termini che in realtà non sono correlati. Quindi bisogna tornare... Uno strumento imperfetto, diciamolo, perché è uno strumento altamente imperfetto, obsoleto, che comunque è oggetto di obsolescenza, quindi la lingua è viva, la lingua si rinnova, la lingua si riproduce, quindi in realtà il dizionario delle volte è spesso invece fonte di grandissime, no? Di grandissime incongruenze. Quindi in realtà, come dicevi tu, una volta che ci si emancipa dalla traduzione in senso stretto, poi si la fa un lavoro stilistico, no, importante sul testo tradotto. Quindi quello, no, il testo tradotto è un'entità, rappresenta una nuova entità, no? Rappresenta una nuova vita, e il lavoro che si fa è proprio un lavoro sullo stile, no? Si lavora molto sullo stile, su quelli che sono, no, gli stilemi della,
quelli che sono gli elementi che poi devono far sì che il testo intero, no, risulti omogeneo, risulti compatto, no, risulti comunque in qualche modo lineare, no? Come dicevamo prima, no, la traduzione diceva, ecco, da qualche parte è impossibile, ma si continua a fare. Certo. Perché non esiste di fatto una corrispondenza fra lingue. Esistono influenze, sì, ma non esiste un sistema di equazioni, no, per cui A corrisponde ad A e B corrisponde a B. No, ed è... questo non può avvenire perché, come dicono degli esimi traduttologi che mi hanno preceduto, chiaramente le lingue sono linguaggi umani, non sono linguaggi matematici, e quindi non esistono delle equivalenze, non possono esistere, e quindi il lavoro del traduttore è molto gravoso proprio perché non può basarsi su delle certezze matematiche, ma solo, no, su delle intuizioni che sono spesso soggettive, sono chiaramente frutto di un'esperienza, che però non sono, diciamo così, calcolabili in qualche modo, no? Quindi un buono scrittore non è detto che sia un buon traduttore, ma un buon traduttore senz'altro è un buono scrittore, immagino. Ma sì, idealmente sì, in realtà, no? Come utilizzo della lingua. C'è anche il caso di alcuni autori giapponesi che non cito perché magari saranno molto così, piacciono molto ad alcuni, no, alcuni persone qui presenti nel pubblico e al pubblico da casa, che invece magari hanno tradotto talmente tanto all'inizio che quando si sono improvvisati come autori poi sono risultati, a mio parere, molto noiosi. Quindi, ecco, io non sono uno scrittore, però cerco di fare al meglio di quello che posso, chiaramente, la traduzione. Spesso il contrario non funziona molto bene. Bene, io non ho più domande, quindi se ce ne sono dal pubblico o se tu... Sì. Hai qualche osservazione da aggiungere? Massimo, c'è qualche problema? Prego, c'è una domanda dal pubblico. Sì, una domanda che in realtà ha già risposto prima riguardo al fatto che significa che non vuole delle note alla parte. Sì. È rimasto un po', non confuso, diciamo, ho visto che è stato grande e cinque giapponesi lasciate quel nome proprio. Sì, sì. Poi però si è scelto di trasformare per equilibrare un sì, po' la esattamente del lettore, perché sennò troppo sì. Okay. Grazie della domanda, e sì, lo spieghiamo a tutti, nel senso che in alcuni passaggi del libro c'era un'incidenza molto alta di questi, si chiamano cultural specific items, no, in inglese, cioè elementi culturali specifici, che appesantiva troppo, diciamo così, la lettura, anche perché ecco, come dicevo prima, da nipponista, cioè, ho sempre il terrore di estendere agli altri quelle che sono magari le mie conoscenze, no? Però non possiamo dare per scontato che tutti i lettori, e molti di questi lettori non sanno tantissimo del Giappone, sanno un po', ma non moltissimo del Giappone, siano conoscitori di tutti questi elementi, no? Culturo specifici. In questo caso parliamo, nella stragrande maggioranza dei casi, di cibi, di ingredienti e quant'altro, tipologie di dolci piuttosto che di tipologie di crackers, di riso quant'altro, o di luoghi, no, come citavi tu, il convenience store, no, convini in giapponese. Però in certi passaggi veramente mi sono trovato, tipo nel giro di 3 righe, con 8 di questi elementi in fila, e diventa un po' eccessivo, perché il lettore si potrebbe anche stancare, potrebbe dire, beh, però mi potevi pure dare una mano, no? Nel senso, quindi dove ho potuto, dove esistevano già delle forme sdoganate di traduzione in italiano, le ho chiamate in gioco, dove c'è chiaramente l'elemento era assolutamente sconosciuto al lettore italiano, in quel caso ho introdotto la voce nel glossario, perché altrimenti poi risultava troppo pesante. Sì, su questo abbiamo un po', diciamo così, patteggiato con la casa editrice. Bene. Ci sono altri 2 o 3 romanzi di questa autrice che sembrano molto divertenti, ma chissà se Marsilio continuerà. Speriamo che si possa continuare. Adesso vedremo. Pare che la risposta del pubblico sia molto buona, qualche recensione molto buona è uscita già su qualche quotidiano, qualche rivista, quindi adesso aspettiamo, perché comunque è uscito il 3 giugno. Bene. Benissimo. Grazie. Grazie. Grazie a voi.